Allora, le colonie feline sono punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area pubblica o privata e persino condominiale, eventualmente accuditi e nutriti grazie all'aiuto di volontari. La colonia felina è per definizione stanziale, ciò significa che non può essere rimossa. I felini non possono in nessun caso essere spostati e nemmeno adottati. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio urbano e non edificato e non sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. C'è il divieto di ostacolare o impedire attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, e di asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione, il riparo e la cura delle ciotole, ripari e cucce, eccetera. Infine, la legge, qui si sta parlando di legge, la legge ribadisce che le colonie feline non possono essere spostate o catturati e allontanati gli animali se non per necessità sanitarie, cioè se hanno delle malattie che possono trasmettere, ma questo lo stabilisce il veterinario. Le colonie feline possono essere sottoposte al controllo della polizia locale, che ne verifica l'effettiva esistenza e controlla che sia garantito il benessere degli animali. Gli operatori dovranno intervenire qualora giungano segnalazioni anche da parte del responsabile dell'area al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in Italia. C'è una giovane che si chiama Tiziana che scrive e si riferisce di aver ricevuto lamentele da parte di un vicino contrariato dall'attività da lei svolta in favore di alcuni gatti randagi. Tiziana conferma di essere in effetti solita fornire alla mattina cibo e acqua ai micci presenti nella zona verde a confine con la sua abitazione, manifestando grande delusione e sconforto per la situazione venutasi a creare a causa delle cure da lei prestate con amore ai gattini del quartiere. Le colonie feline, queste anche libere, secondo la legge richiamata, non possono essere spostate e vanno invece segnalate, censite e gestite in accordo con le leggi regionali e i regolamenti comunali. Le norme prevedono specifici protocolli per le cure cui gli animali devono essere sottoposti in collaborazione con le strutture veterinarie pubbliche e solitamente disciplinano anche le modalità di distribuzione dei pasti, ad esempio orari di somministrazione, orari di ritiro delle ciotole e loro collocazione. Comunque, questa situazione, quella di cui parliamo, è una colonia felina libera e che deve essere rispettata. Ora, hanno messo un cartello che non vogliono gatti lì, che ci sono stati per anni. Per anni sono stati abituati ad andare lì a mangiare. Adesso altre persone non sono d'accordo in questo. Senz'altro non possono entrare dentro le case o dentro il bar, faccio per dire, se non attirati da briciole che vengono lasciate per terra. Ma a parte questo, prima erano abituati a mangiare lì, adesso sembra che non vogliano più averli tra i piedi, ma non possono cacciarli. Al massimo bisogna abituarli a mangiare lì vicino, dove praticamente vivono. C'è un cancello. Lì ci si possono mettere le cose da mangiare e da bere e lasciarli liberi. Piano piano i gatti si abitueranno a non andare lì perché non trovano niente da mangiare. E quindi vanno a mangiare là dove devono andare a mangiare. L'unica cosa che possiamo fare. Non si può chiudere
chiamare la forza pubblica, perlomeno i vigili urbani, e dire cacciateli via, lì non li vogliamo. O mettere quel cartello, non so se quel cartello sia permesso dalla legge. I vigili urbani sono stati, penso, interessati da queste persone e intervengano, non c'è bisogno di discutere, però non possono, questi gatti non possono essere prelevati e portati da un'altra parte. Abbiamo a Corridonia delle persone che amano i gatti, amano gli animali e si interessano a dar loro da mangiare in giro. E abbiamo persone che i gatti non li possono vedere, d'accordo? Ognuno fa quello che vuole, ma la legge dice che bisogna rispettare i gatti e i cani, i randagi. I cani vengono più trattati in qualche maniera perché vengono portati nei canili perché non possono andare in giro. Il gatto può rimanere anche da solo. L'importante è che possa mangiare perché va in cerca del cibo, si sposta anche. E dalla nostra esperienza, ecco, abbiamo la verifica che il gatto, quando non ha più da mangiare in un posto, si sposta in un altro. Quindi al massimo possiamo a quella colonia mettere lì del mangiare, lì vicino che c'è un cancello, e lì poter dare da mangiare. Però pretendere che si prendano quei gatti e portarli via, questo la legge non lo permette, non lo permette né ai cittadini e non lo permette neanche le autorità. Non ci sono i motivi per portarli via. Quindi bisogna cercare di convivere. Senz'altro che se la gente continua a dare da mangiare lì, quelli continuano ad andare lì a mangiare. Facciamo in modo di non dare più da mangiare lì. Però sembra strano che queste povere creature alla fine siano così odiate, perché non è solamente questo. Anche in altre zone dove noi abbiamo dei gatti, anzi abbiamo la colonia felina, ci sono delle persone che sono degli psicotici, dei pazzi, parliamoci chiaro, che non possono vedere questi gatti che sono utili per la cattura e l'uccisione di altri animali, come per esempio i topi, e se no inonderebbero le nostre case. Addirittura mi è stato detto che nella nostra colonia qui di Via Don Bosco, diciamo nel contenitore dell'acqua in cui vanno a bere, ci hanno messo proprio recentemente dello sterco, e questo significa essere degli incivili. Se io ce li pizzico, io li piglio e li denuncio, sia chiaro. Ecco, tanto per essere chiari. Quindi spero che su questa vicenda dei gatti in quel luogo ci si metta d'accordo nella maniera migliore, nell'interesse dei gatti. Ciao!